ringraziare Alessandra e Daniele, perché con loro l'incontro è stato veramente, possiamo dire, magico. E proprio una risonanza subitanea con loro due. Non abbiamo solo dovuto guardarci negli occhi e ascoltare quello che sentivamo. E stasera vi ho detto: guardate, ragazzi, con voi proprio mi sento a casa, e mi hanno messo in salate su. Perfetto. Abbiamo provato il pigiama, Cioè, non neanche potete potevo più parlare. parlare, mi hanno messo in salate. No, adesso, a parte gli scherzi, io in genere faccio molte battute perché fa parte del mio archetipo floreale, dopo scopriremo. E sono molto felice di essere qua perché adesso, a parte gli scherzi, mi piace molto il lavoro che fanno perché è un lavoro molto profondo e poco commerciale. Io, come ha detto Alessandra, sono veneta, però vivo a Rimini da un annetto e ho fatto questa scelta per lavoro perché lì è il mercato del benessere, della spiritualità, del New Age. Fin troppo, è il mercato e al mercato non è una boutique, ok? Quindi c'è di tutto, c'è veramente di tutto. E io ho cominciato molto a selezionare, perché proprio per l'amore profondo che nutro per il dottor Bach e il suo enorme messaggio, che è un messaggio alchemico, che è stato completamente distorto. E lui lo sapeva, dopo vedremo un po'. Per cui non potrei svendermi, svendere e voglio dire, commercializzare in maniera troppo banale questa arte che andiamo a vedere stasera e quello che in genere viene fatto normalmente con i fiori di Bach all'esterno. Per cui sono doppiamente felice di avervi incontrati, questi due personaggi, Alessandra e Daniele, perché loro lavorano in maniera molto seria e nel nostro settore, io parlo per Rimini perché è strapieno, non c'è molta competenza, serietà, profondità. Quindi qua veramente mi sento a casa per poter portare questo messaggio, no? Allora, volevo sapere quanti di voi conoscono i fiori di Bacchi, immagino tutti. Anche no, è Marco, no, il nostro rappresentante Sono maschile. però No, posso invece un parlarci. applauso a Marco perché è l'uomo temerario presente. Poi vi ho contato, siamo in 12, come i 12 guaritori. Non è un caso, dopo vedremo il sistema di Bach come si compone. È un sistema numericamente perfetto perché non è un sistema che lui ha inventato, è un sistema che lui ha canalizzato. Quindi 38 fiori non potevano essere 42. E parlando di numeri, c'è sicuramente qualcuno che è ospite qui da Alessandro e Daniele che ne sa molto più di me. Allora, comunque, le altre persone conoscono i fiori, li usano abbastanza. Sapete cosa sono i fiori di Bach? Sì, sapete che sono comunque dei rimedi che vanno a lavorare a livello più sottile del corpo fisico, quindi sull'aspetto emozionale e mentale principalmente, anche molto spirituale. È l'unico presidio terapeutico introducibile per via bocca che lavora a livello così spirituale, perché l'omeopatia arriva al mentale molto alto, ma qui inseriamo, ma che inserisce la parte spirituale nella cura. Purtroppo, i fiori di Bach sono sempre stati concepiti come una sorta di surrogato della medicina naturale, cioè della fitoterapia. Non che la fitoterapia non vada bene, ma sono due cose diverse. Fitoterapia attraverso un principio attivo presente in natura delle piante aiuta il corpo a scacciarsi, diciamo, scacciare un sintomo, ok? Un sintomo, combattere un sintomo. Io ho un'aritmia cardiaca. Lavoro con la pianta del biancospino per regolare il battito cardiaco, piuttosto che ho una tensione nella muscolatura liscia del parete dello stomaco intestino, prendo la camomilla, perché la camomilla non è un nervino, un calmante nervino, ma va a calmare la muscolatura liscia principalmente. Se vogliamo andare ad agire più a livello della mente per calmare, è meglio la valeriana, per esempio, no? Questa è la fitoterapia.
che vengono utilizzati così. Cioè, io ho l'ansia, devo prendere un fiore che mi faccia passare l'ansia. Ho la depressione, dammi un fiore che mi faccia passare la depressione. Non è proprio così. Anzi, non è per niente così. Il dottor Bach scrive moltissimo sulla filosofia del metodo. E invito chiunque di voi a prendere la Bibbia della floriterapia, che è questa. È un libro in cui sono raccolti i pochi scritti rimasti di Edward Bach. Perché pochi scritti rimasti? Lo vedremo dopo. Quindi qui troviamo ciò che lui ha lasciato. Lui parla pochissimo dei rimedi qua, della descrizione dei rimedi. Allora esistono decine, centinaia di libri di fiori di Bach, tra l'altro di autori molto bravi, con la descrizione dei papiri, dei fiori, e manca la vera descrizione profonda del metodo, della filosofia che sottende il metodo, che è quella la cura, non è i fiori sono stampelle, sono catalizzatori di consapevolezza, ecco. Quindi si è sempre posto troppa attenzione nel rimedio, dammi il rimedio che mi rimette a posto. Allora gente, ma io per prima quando incontrai i fiori 12-13 anni fa li usavo in maniera molto più superficiale, come mi era stato insegnato, tra l'altro mi erano stati insegnati in ordine alfabetico da Agrimony a Windsor, non serve a niente per capire niente, ci ho messo anni a imparare i fiori in questa maniera, anch'io li usavo così. E quali sono i risultati nelle persone? I risultati sono che le persone prendono misceloni di fiori, faccio il test, prendo per intuito, me li faccio testare, scelgo le carte, tutte tecniche valide come supporto, non come interventi terapeutici, perché prendo misceloni di fiori, al momento sto bene, ma cosa è cambiato davvero dentro di me? Qual è stata la cura? Qual è stata la vera guarigione che è avvenuta in me? Cos'è la malattia? Perché arriva la malattia? Per sfiga? Per punizione divina? Perché? Perché geneticamente guarda, è di famiglia. Anche mia nonna e mia mamma ce l'avevano. Peccato che quello che viene tramandato da generazione in generazione sia l'impronta energetica e il squilibrio emozionale, mentale, spirituale che genera il sintomo. Cos'è un sintomo? Bach dice che la malattia è la cura che viene a guarirci. Arriva a dire questo, la malattia viene a guarirci. Allora noi cosa facciamo stupidamente? Molto stupidamente. Facciamo il sintomo. È come salire in macchina, si accende la spia della benzina e dice, oh amica, stai finendo la benzina. Io prendo il martello e spacco la spia. Dopo 20 km, 30, 40, 50, a seconda della riserva, dell'ampiezza della riserva del serbatoio, resta più lì. È la stessa cosa. Noi ci ostiniamo a voler star bene a qualunque costo, a combattere i sintomi, quando sono i nostri alleati nel percorso di vera guarigione con la G maiuscola. La guarigione corrisponde sempre, sempre a un'espansione di coscienza, a una modificazione che deve avvenire a livello sottile, a una correzione che deve avvenire a livello sottile. Il dottor Bach diceva, l'uomo si ammala quando l'anima e la personalità non comunicano più. In tutte le tradizioni esoteriche, tra l'altro, l'uomo viene visto come somma di queste due componenti. L'anima, ossè spirituale, a me piace di più chiamarlo ossè spirituale, sinceramente, perché anima dà adito anche a apprendimenti in ambito ermetico, sé superiore. Il sé superiore, quindi quella fiamma immortale che giace all'interno di ciascuno di noi, di cui non sentiamo mai la voce, perché c'è la mente di superficie
che urla, strepita e non ci fa sentire la voce del fruscio delle stelle del mattino, come la chiama Zeland nel suo libro, e la personalità. Personalità che, per esempio, nei percorsi di quarta via viene chiamata macchina biologica. Macchina biologica, a mio avviso, rende molto bene l'idea. Macchina biologica è una macchina composta dal corpo fisico, giusto, dal corpo emozionale, le emozioni, e dal corpo mentale inferiore, perché il mentale superiore è già parte del suo superiore. Quindi l'insieme di corpo, mente, emozioni compone quella che viene chiamata macchina biologica. Noi siamo questo, noi ci portiamo a spasso quotidianamente così. Perché ci ammaliamo? Perché questi due non comunicano più che altro, perché questo, ovvero la macchina biologica, per chi di voi conosce il Brizzi, conosce bene questa terminologia. Brizzi? Salvatore Brizzi. Salvatore Brizzi. Salvatore. Grande amico Salvatore. Ci portiamo a spasso quotidianamente così. La macchina biologica è andata in rivolta, tra virgolette, e non sottosta più ai dettami del sé superiore. Ecco che arriva la malattia. Quindi, dice il dottor Bach, io vi sto dicendo la filosofia del dottor Bach, che si sposa benissimo con un lavoro alchemico, infatti vedremo perché. È sempre un'azione correttiva la malattia, il sintomo, dice il dottor Bach. È sempre un'azione correttiva. E si spinge oltre il dottor Bach, si spinge oltre in un contesto che ormai al giorno d'oggi è anche molto conosciuto, la metamedicina, la psicosomatica. Infatti il dottor Bach dice, semplice, basta guardare la parte del corpo colpita, a cosa serve la parte del corpo colpita e avete la risposta. Ho problemi alle gambe, cosa mi servono le gambe? Procede, boh, punto. Ho problemi agli occhi, cosa mi servono gli occhi? A vedere, boh, punto. E la pancia? La pancia è un termine vago, intestino, stomaco? Intestino. Sì. Intestino. L'intestino, cara mia, dipende, ci sono due parti dell'intestino. La prima parte dell'intestino è l'intestino tenue. Nell'intestino tenue avviene la separazione tra il buono e il male. Lo stomaco, chiamato da Paracelso il grande alchimista, tritura, quindi scompone gli alimenti, componenti. Passano nella prima parte dell'intestino dove viene la separazione tra il bene e il male, tra ciò che deve essere trattenuto dal corpo e quindi ciò che viene assorbito dai villi intestinali, infatti, e quindi c'è l'assorbimento nutritivo, e ciò che viene mandato avanti nell'intestino crasso, seconda parte dell'intestino, per essere espulso. Quindi c'è qualcosa che in confusione di ciò che io devo trattenere, che mi fa bene, e ciò che invece devo eliminare, a livello emozionale e mentale, perché il corpo poi non distingue tra vero e falso, non distingue tra vero e falso, vuol dire che se io passo davanti a una pasticceria e sono in dieta, non so il mio caso, però mettiamo caso, sono in dieta e vedo la mia torta preferita, sono a Rosario, mi viene la pallina in bocca, ma non è un modo di dire, mi viene la pallina in bocca, cioè il mio corpo inizia a produrre più salivazione perché contiene un ormone chiamato ptialina, posso anche venire a dirlo, che serve a digerire, a fare una prima digestione degli zuccheri in bocca. Quindi vedete che un pensiero, un desiderio genera una reazione fisica, vedete come è collegato. Su questo si basano anche tutti i concetti di psico-neuro-endocrino-immunologia, no? Le scoperte degli ultimi anni, che il corpo è collegato alle emozioni. Wow, che sorpresa! Vedo un uomo di cui sono perdutamente e segretamente innamorata, diventa rossa. Un'emozione produce una reazione biochimica. Cioè, ovvio. Quindi adesso si è scoperto che corpo e mente sono collegati. E poi io scherzo. Quindi capite come è tutto collegato. Però c'è anche la parte spirituale sotto, che fa ammalare, dice il dottor Bach. Allora, contestualizziamo un po' il lavoro del dottor Bach per capire. Innanzitutto il dottor Bach era un uomo meraviglioso, di cui sono follemente innamorata, ma veramente. Lui era
un uomo di scienza perché era un medico, ma non era l'ultimo dei medici, era un personaggio che si è laureato anche abbastanza presto e era diventato direttore del pronto soccorso prima, poi si è innamorato dell'omeopatia, quindi è passato a lavorare nell'ospedale omeopatico, aveva in carico un reparto, aveva due centri in cui riceveva le persone e aveva uno studio di ricerca, un laboratorio di ricerca, scusate, con un bel po' di dipendenti dentro. Cioè, non è che era l'ultimo arrivato, ha scoperto dei nosodi, cioè dei vaccini omeopatici fondamentalmente, era un uomo di scienza, ma era anche un alchimista e un ermetista. Aveva una grandissima spiritualità spiccata dentro, tant'è vero che nella sua giovinezza era indeciso se seguire la carriera di medico o la carriera di ecclesiasta, per fortuna che non è da prete. Ma è andato medico perché ha potuto aiutare molte più persone. E quindi aveva questa vocina, questa vocazione di aiuto al prossimo, però in maniera molto elevata, no? Egli si fece canale, infatti. Era un ermetista, era un alchimista, ben poco si sa di lui, perché lui è sempre stato molto attento a non far trapelare niente dei suoi percorsi, della sua vita privata, come la maggior parte delle persone veramente che lavorano nell'ermetismo. Ermetismo ermetico cosa vuol dire? Un barattolo ermetico è chiuso, no? Quindi, e la sua opera è un'opera alchemica. Adesso quando io vedo in certi giornali, di cui non faccio nomi, solo cognomi, qui non faccio nomi, i fiori di Bach per dimagrire in primavera, mi mette dei cavalli rissi perché io lo so dire. Cioè, nel senso che parlare di un'opera alchemica commercializzandola banalmente in questa maniera, veramente Bach si rivolta nella tomba. I fiori di Bach adesso li fa tutti. Ah, facciamo i fiori di Bach. Se no cosa bisogna fare? Perché è un sistema perfetto, è un sistema di una sofisticatezza, è semplice ma è sofisticato. E andiamo a vedere perché. Lui era ben conscio che la sua opera sarebbe stata travisata, tant'è vero che scrive una frase bellissima da cui si evince chiaramente che lui era un alchimista e dice: non appena un insegnante dona un'opera al mondo, e tra parentesi dice come successe allo stesso Cristo, lui era innamorato della figura del Cristo, non appena un insegnante dona una sua opera al mondo, deve per forza di cose sorgere una visione distorta della stessa. La distorsione sorge perché la gente deve imparare a scegliere tra l'oro e i metalli di derivazione. Qui ci troviamo un'allegoria che richiama direttamente l'alchimia con i metalli. Lui lo sapeva benissimo che non sarebbe stata compresa. Contestualizziamo appunto, come dicevamo, l'opera. Siamo nel 1930 fondamentalmente, lui opera, vabbè, si laurea nel 1913, però l'apice della sua carriera è intorno agli anni 28-30, no? Momento in cui l'avanguardia medica vanta la scoperta dei microbi, dei batteri, no? Arriva questo uomo, questo pazzo, che asserisce che l'origine della malattia è divina, è spirituale. Capite bene che lui stava percorrendo troppo i tempi da buoni impatti. Infatti lui era un impatti e vedremo dopo un attimo i 12 archetipi principali almeno velocemente. Sarà materiale del corso, del percorso anzi, che faremo settimana prossima. Lui stava percorrendo i tempi, era troppo avanti. Non poteva essere compreso dalle masse, ma neanche dalla classe che era al potere, soprattutto dalla classe che deteneva in mano la salute e la paura della gente. Perché, come il nostro caro amico dottor Hammer, che è continuamente tacciato da tutti, no? E perché rende liberi, la conoscenza rende liberi. La conoscenza di cos'è la malattia e di come fare a guarire rende liberi. E dopo come fa Smiscari? L'industria del commercio, l'industria farmaceutica come fa? Esatto. L'industria farmaceutica ha tutto l'interesse a tenere la gente ignorante e malata. Cioè. Mia mamma è morta di cure, dei anni di chemioterapia e di cortisone, l'ho vista io, come oggi proprio. Adesso io non voglio polemizzare in questo
voglio semplicemente un po' scuotere le coscienze per aprire gli occhi, no? Bah, era pericoloso. Cosa è successo? Che una volta